va ora in onda Dove vai uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei. Amici di Radio Science, buonasera. Chi vi parla è sempre Luciano De Bei, che ogni 15 giorni vi intrattiene su un argomento ben specifico, il cui tema è abbastanza importante, almeno per me. E paradigma che noi stiamo portando avanti è alla domanda: dove stai andando uomo? Io ho premesso già dalla prima puntata che per rispondere a questa domanda noi dobbiamo prima invece capire chi siamo noi, cioè uomo, chi sei. Per poter rispondere a questa domanda bisogna fare tutta una serie di analisi, di ricerche a cui stiamo noi facendo, e siamo arrivati a questa quinta puntata per poter capire un pochino, qualcosina, di cosa siamo. E brevissimamente ricordo che nelle precedenti puntate abbiamo parlato che l'uomo in questo momento crede di essere libero, ma in realtà è molto condizionato, anzi totalmente condizionato. I suoi pensieri, le sue ricerche, le sue emozioni sono tutte frutto di un condizionamento. E questo condizionamento, che ovviamente l'uomo comune non sa di averlo, non sa di essere condizionato, lo porta ad avere un comportamento scontato. La ricerca della libertà è proprio capire il gioco della mente. Per capire questo, ovviamente ci devono essere dei passaggi, delle conoscenze che io nel mio piccolo, nel mio modesto, cerco di trasmettervi. La questione non è così semplice e scontata come può apparire. Io cerco di fare del mio meglio e spero che voi ascoltatori possiate fare altrettanto. Quindi noi dobbiamo mettere in evidenza chi è l'osservatore della nostra mente, perché fin tanto che agisce la mente rispetto all'oggetto esterno, la mente in questo caso sarà il soggetto e l'oggetto che andiamo a vedere, ad analizzare, sarà l'oggetto di per sé. In realtà invece, quando noi cercheremo di capire la nostra vera essenza, sarà l'oggetto, sarà la stessa mente. Quindi noi dovremmo tendere ad analizzare la mente, a conoscere la mente. Io ho cercato di farvi capire un po' che l'essenza, la vera essenza, la nostra vera essenza, immutabile, spirituale, è coinvolta, è circoscritta, è presa dentro a cinque involucri sostanzialmente, è rivestita di cinque involucri energetici, dai più sottili al più grossolano. Questo è importante capirlo, perché altrimenti abbiamo difficoltà a capire come muoverci. Questi corpi, ripeto, dal più grossolano, che è il corpo fisico, abbiamo poi quello più sottile energetico, quello mentale, quello causale, quello della beatitudine. È un po' come se io volessi sintonizzarmi su certe stazioni radio. Io passerò, cambiando la frequenza, da una stazione all'altra. Quindi se io mi sintonizzo, ovvero se mi identifico con il corpo fisico, evidentemente sono sintonizzato con determinate frequenze energetiche. E a questo punto la coscienza crede di agire attraverso i sensi in presa diretta. Ma non è così. In realtà la coscienza si serve del corpo fisico per determinati contatti con l'ambiente esterno, ma potrebbe anche non averli questi contatti, e infatti potrebbe passare a sperimentare quello che è il corpo più sottile, quello energetico, o addirittura quello mentale. E nelle precedenti trasmissioni ho parlato un po' anche di meditazione, che noi andremo questa sera, cerco e spero di approfondire un po' di più. È l'introspezione che mi permette di capire il gioco della mente.
non c'è alternativa, io devo entrare in me stesso come un entronauta. E finché io vivo il mondo esterno, a contatto col mondo esterno, non potrò mai cogliere esattamente l'esperienza di chi sono io. Io devo praticamente, un po' come la tartaruga, rientrare le membra, cioè i sensi le devo in qualche modo farli rientrare e cercare di passare come soggetto dalla mente a qualcos'altro. Quindi nel momento in cui io vado a osservare la mente come si muove attraverso la meditazione, comincerò a capire anche come sono condizionato, vedrò che tipo di pensiero mi sta entrando. A quel punto, quando avrò esperienza di capire che tipo di pensiero, potrò anche dire lo accetto o non lo accetto. Quindi a questo punto capirò anche che nel momento in cui osservo la mente, così come quando osservavo il corpo, non sono il corpo. A questo punto non potrò anche dire non sono la mente. Quindi cosa sono? E qui piano piano dobbiamo aprirci a questo tipo di riflessione, perché finché noi viviamo la vita materiale di tutti i giorni, quello che la società ci ha immesso e ci obbliga a continuare ad avere come rapporto, è chiaro che non ci permette questo tipo di analisi. Noi nasceremo, saremo condizionati, vivremo in modo condizionato e moriremo in modo condizionato. Quindi la nostra vita sarà solo un condizionamento. E la nostra esperienza di vita l'abbiamo perduta purtroppo in modo, direi, banale, perché invece di capire esattamente cosa siamo, questo è importante nella vita, più che fare i soldi o vivere in modo agiato, è importantissimo capire chi siamo. A quel punto potremo anche poi gestire la vita in modo, come dire, intelligente, in modo cosciente, come un sovrano. Non saremo più schiavi di qualcosa o di qualcuno, ma saremo noi stessi che potremo gestire la nostra vita. Quindi avere o non avere possessi materiali a quel punto sarà relativo, nella misura in cui invece io mi sentirò un signore, un re dentro di me, perché sono libero e posso decidere come e cosa voglio. Se noi andiamo infatti a vedere un po' la vita che ci circonda, vedremo che in realtà esiste solo, praticamente, noi siamo immersi in un mare di sofferenza. La vita in sé per sé è sofferenza. Se noi andiamo a vedere anche la vita stessa, come si muove nel mondo animale, vediamo quanti animali che sono vittime vengono uccisi da altri animali per la sopravvivenza. E non è certo per coloro che vengono uccisi un piacere. E così anche nel regno vegetale, le stagioni, il caldo e il freddo si ripercuotono in modo di sofferenza nelle piante. Vediamo che le piante soffrono, a modo loro soffrono, ma anche il mondo minerale a questo punto direi che può esprimere una condizione di sofferenza. Se poi a questo sommiamo il fatto anche che l'uomo stesso crea nella sua vita condizioni di sofferenza, anzi per alcuni diventa un piacere creare sofferenza ad altri, beh, a questo punto allora la cosa diventa estremamente complessa e preoccupante. Quindi noi dobbiamo in qualche modo cercare di arginare questa sofferenza in cui noi ci troviamo dentro. Arginarla come? Cercando intanto di non farla entrare in noi stessi. Attraverso che cosa? Attraverso appunto il condizionamento. Se io riesco a bloccare il condizionamento, una gran parte della sofferenza io riesco a fermarla. Ma se poi pensiamo addirittura che, per esempio, il Buddha, lui era per chi un po' ha conosciuto la sua vita come principe Siddhartha, era un principe, no? Quindi aveva una vita meravigliosa, completamente con tutti gli agi di questo mondo che era a quel tempo possibile immaginare. Eppure è stato colpito era predisposto chiaramente a questo tipo di riflessione, era stato colpito dal come la vita allora, ma non è cambiata da allora ad oggi, si manifesta. Lui ha visto la sofferenza della vecchiaia, della morte, della malattia.
ha visto la povertà, ha visto praticamente come l'uomo vive. Teniamo presente che a quel tempo esisteva già il concetto di pratica yogica, esistevano la casta di Brahmani, esisteva tutta una serie di condizioni spirituali in cui l'uomo poteva in qualche modo fare riferimento, ma lui ha capito che l'uomo non riusciva a liberarsi dalla sofferenza. Lui ha voluto trovare la via di uscire dalla sofferenza. È stato ben 6 anni praticamente a meditare nella foresta attraverso con altri amici asceti eccetera, ma è riuscito alla fine a ottenere il successo. Che però ha avuto delle difficoltà a convincersi, lo dico, perché quello che ha scoperto, la scienza che lui aveva scoperto, perché non ha scoperto una religione, lui non ha mai parlato di religione, è quello che io sto cercando di trasmettere, chiedo scusa che il telefonino qui mi ha interrotto. Lui ha scoperto una scienza delle religioni, della spiritualità, ha scoperto come uscire dalla sofferenza. Quindi è qui il punto: l'uomo deve cominciare a capire dove sta vivendo. Ecco appunto anche, e quindi facciamo riferimento alla domanda iniziale: dove sta andando l'uomo? Finché l'uomo non capisce che vive in una condizione continua di sofferenza e deve uscire da questo stato, è difficile dire dove sta andando l'uomo. Ma per capirlo deve capire anche ovviamente chi è. Il Buddha chiaramente aveva istruito poi i suoi amici asceti, esponendo le 4 nobili verità. Ha detto cos'è la sofferenza, ha detto l'origine della sofferenza. L'origine per lui, per il Buddha, l'origine della sofferenza è la brama, il desiderio, la sete insaziabile di avere, non il pensare un desiderio che poi una volta un attimo appagato è fine a se stesso, nel senso che poi finisce lì, no, e cioè a volte l'uomo vive in uno stato di sete insaziabile di potere, di successo, di denaro, quindi è la brama che non finisce mai. Uno potrebbe diventare il più ricco di questa terra, ma vorrebbe diventare il ricco di tutto l'universo. Ci sono esseri umani, uomini che non hanno limiti in questo senso, e quindi questa sofferenza crea dei disagi inimmaginabili nell'essere umano, che poi trasferisce anche ad altri, perché per ottenere determinati appagamenti devo coinvolgere altri e devo schiavizzare altri. Quindi ecco il trasferimento di sofferenza da un essere a un altro. Poi ho capito anche però la cessazione di questa sofferenza attraverso il distacco, attraverso l'osservazione, attraverso la presenza di se stesso, e capire che l'oggetto non lo devo far vivere come vorrei, perché nel momento in cui io bramo quell'oggetto vive. Invece lo devo semplicemente analizzare, vedere, cogliere i benefici che mi può dare in quel momento e poi di che lasciarlo andare. Non devo avere attaccamenti di nessun genere. E infatti poi lui ha istituito la via, che è la via che porta alla cessazione, che si chiama ottuplice sentiero. Ma ho voluto fare questo cenno, ho toccato questo argomento del Buddha per far capire che il problema della sofferenza è sempre stato e continua ad essere più che mai. Cioè l'uomo non ha imparato molto, nulla da allora, perché quelli che sono succeduti non hanno colto l'insegnamento del Buddha come un insegnamento pratico, una disciplina pratica, l'ha trasferito in termini di spiritualità religiosa, ma non c'entra nulla la religione in questo senso. La religione viene dopo, nella misura in cui uno si eleva già nella sua condizione spirituale, ma è una conseguenza. Invece noi invertiamo, noi pensiamo che attraverso la religione ci liberiamo. No, non è così. Noi prima dobbiamo liberarci, poi diventiamo religiosi e spirituali. C'era maestro Eckhart che diceva, era un domenicano vissuto nel
1300 circa, e, tedesco, e lui diceva: non è l'opera che santifica l'uomo, è l'uomo che santifica l'opera. Quindi io non posso pensare che attraverso un'azione io mi santifico, cioè miglioro il mio carattere, no, non è così. Io prima devo cambiare in me stesso, poi quello che sto facendo lo farò al meglio. E qui va tutto invertita la condizione, chiaramente. Comunque, sto andando a ruota libera, quindi perdonate se passo un po' da una condizione all'altra. La volta scorsa abbiamo parlato di yoga. Perché? Ma perché lo yoga, io ho portato l'esempio, un esempio, della Stanga Yoga, cioè lo Yoga Sutra di Patanjali, ma le forme di questo tipo di yoga sono molteplici. Avrò occasione di parlarne anche quelle del Buddha, per esempio, che sono abbastanza simili, se non uguali, ma lo yoga comunque è il viatico, cioè è lo strumento, il mezzo che mi permette di entrare in meditazione, cioè entrare in me stesso. Questo è lo yoga, non è l'altra yoga, quello che insegnano in palestra, le asane, cioè, no, quella è una forma di yoga, per carità, ok, ma c'entra e non c'entra. Lo yoga è concettualmente l'unione con me stesso, cioè col divino, con la parte divina che è in me. Quindi è la possibilità, la catena di collegamenti, di anelli che mi permette di entrare in me stesso. Ed è attraverso la meditazione poi che io potrò osservare le vritti, cioè i movimenti della mente. Finché io non riuscirò a vedere la mente, cogliere i movimenti della mente e trascenderli poi, perché poi non è detto che una volta che io li analizzi posso anche bloccarli, perché se non ho la forza e la capacità di riconvertirli, queste forme di energie, in altre forme, evidentemente vengo comunque travolto dai stessi movimenti. E, infatti, normalmente, come dicevo le volte scorse, quando io mi guardo per esempio un oggetto in una vetrina e colgo le emozioni che mi dà quell'oggetto, ecco, beh, quell'oggetto ormai ha fatto la sua parte, è entrato nella mente attraverso un pensiero, il pensiero ha creato un'agitazione mentale, ha creato un'emozione, un sentimento, e a quel sentimento c'è una reazione attraverso dei pensieri che generalmente cogliamo nel passato per proiettarli nel futuro. Vedo una bella macchina, mi piacerebbe, chissà cosa farei con quella macchina, eccetera eccetera. Quindi la mente, nel momento in cui agisce in questo, è già sconfitta. Io devo bloccare il pensiero prima che entri nella mente, io devo osservarmi costantemente, 24 ore su 24, e non sto esagerando, 24 ore su 24, anche nel sonno, poi avremo occasione di dire, anche nel sonno io potrò osservarmi. Nel momento in cui io mi osservo, vedo il movimento della mente e quindi riesco a controllarla, diversamente ne sarò schiavo. Quindi la mente, che cos'è? Non è altro che lo strumento di azione della coscienza che collega tra i sensi, cioè il corpo, e lo spirito. È l'ago della bilancia, la mediazione, quindi devo cogliere attraverso la mente una condizione esterna per poi in qualche modo viverla a livello spirituale. Invece noi no, noi la mente la usiamo per un appagamento fino a se stesso, escludendo completamente la parte spirituale. E questa è la grande condanna dell'uomo, la condanna, l'autocondanna, la schiavitù che si è data alla società è proprio questa, escludendo la propria parte spirituale individuale, e non sto parlando di religione, ripeto, e automaticamente escludo la parte innata di felicità. La nostra vera essenza, si dice, no, gli antichi dicevano, orientali, è Sat Chittananda, Sat essere, coscienza, beatitudine. Noi per natura siamo beatitudine, non serve cercarla, l'abbiamo già. Quindi se io la escludo attraverso la mente, mi sono creato una condizione di infelicità, non di felicità. E penso e credo di raggiungere la felicità attraverso la ricerca degli oggetti, lavorando di più, schiavizzando di più. E a questo punto sono veramente fregato. Sono fregato perché sono in una condizione dannata e non so di esserlo.
Uscirne non è semplice, chiaramente. Io cerco adesso di dare così degli input molto veloci e molto grossolani, ma ci vuole tempo, ci vuole molta pazienza, molta perseveranza, molta determinazione e molta intuizione. Sono cose che non si fanno dalla sera alla mattina o nello spazio di una vacanza o anche di un anno. Forse una vita non basta. Però c'è un però, ovvero io, per quanto abbia lavorato tutta questa vita e non abbia raggiunto quello che io pensavo, speravo di raggiungere, la prossima rinascita io ricomincerò dove sono arrivato. Quindi nulla va perduto nella vita, nulla va perduto. Io riesco a ottenere nella vita precedente, nella vita successiva, ciò che non ho potuto fare questa vita, ma però ho le condizioni per poterlo continuare a fare. Se invece io continuo a degradarmi, a lasciarmi andare in una condizione di degrado, beh, è un po' come il gioco dell'oca, io dovrò tornare indietro e ricominciare molte cose da capo. Quindi la prossima vita non sarà una vita piacevole, ma sarà una vita di sofferenza ulteriore. La sofferenza, ripeto, è parte di noi, è parte della vita, è parte di questo mondo. Chiaramente quando si parla di un paradiso, si parla di un'altra dimensione in cui non c'è la sofferenza, quantomeno è ridotta quasi ai minimi termini. Lì c'è una sofferenza perché anche dai mondi paradisiaci si dovrà lasciarli, perché ci sarà una condizione, diciamo, di morte. Ma a parte questo, è uno stato di felicità, di serenità. Quindi noi dobbiamo in qualche modo cercare di confrontarci con la sofferenza. Infatti, per esempio, la Divina Commedia cos'è? Ben pensare, non è altro che una ricerca di se stessi attraverso un'indagine interiore, passando nel proprio subconscio, che è una condizione infernale, perché il subconscio per la sua natura è una condizione infernale. Non esiste il subconscio paradisiaco. Il subconscio di per sé sono condizioni in cui vige la paura, vige condizioni di sofferenza, di tutte le, ovviamente, le tensioni di rabbia, di virtù, di, cioè non di virtù, di attenzione verso un mondo che ci è ostile. Sostanzialmente abbiamo sempre un comportamento di che siamo portati al conflitto, alla lotta. Non siamo in una condizione di serenità, chiaramente. E quindi ecco che la meditazione ci aiuta in questa condizione. Noi concentrandoci in noi stessi, osservando la nostra mente, piano piano noi andiamo ad acquietare la mente. Osserveremo attraverso la concentrazione del respiro, per esempio il Buddha aveva dava questo insegnamento, ci si concentrava con l'attenzione sul respiro. Il respiro che piano piano andrà sempre più abbassandosi di ritmo, sarà meno intenso, fino a quasi quasi diventare impercettibile, a sparire. A quel punto c'è una correlazione diretta, una presa diretta con la mente. La mente, come si acquieta il respiro, si acquieta anche la mente. E la mente è come un mare: se prima era in tempesta, dopodiché diventa calmo come l'olio. Ecco, a quel punto tutta l'energia psichica che la mente continua ad emettere, perché per sua condizione naturale continua ad emetterla, invece di proiettarla all'esterno, attraverso tutta una serie di riflessioni, attenzioni e pensieri che noi abbiamo verso l'esterno, attraverso i sensi, noi le tratteniamo queste energie all'interno. E qui c'è il miracolo. Questa energia psichica si trasforma in fuoco mistico. È quel fuoco mistico che eventualmente ve ne parlerò dopo le vacanze, che anzi colgo l'occasione per dirvi che questa è l'ultima serata di quest'anno, poi riprenderemo il giorno 9 di gennaio.
continuando con la nostra chiacchierata. Quindi questo fuoco mistico, che non è altro che energia psichica, che l'energia psichica è la più alta forma di energia pura che abbiamo, che l'uomo può possedere, e che ci consente attraverso la coscienza di cogliere e avere, un po' come il missile quando esce dall'atmosfera, come fa a uscire dall'atmosfera? Deve avere un propellente, una potenza tale da superare l'attrazione della Terra, altrimenti non riesce a fuori. Ecco, il fuoco mistico riuscirà a quel punto a superare una soglia tale che potremmo provare l'esperienza dell'uscita del corpo astrale, e avremo in quel caso l'esperienza della seconda rinascita. Quando si parla, anche Gesù quando parlava a Nicodemo diceva no, dovrai rinascere. Cosa intendeva rinascere? Dovrai rinascere dall'acqua e dal fuoco, dall'acqua e dal fuoco, l'acqua, l'anima attraverso il nostro circuito sanguigneo, e il fuoco mistico, e la lotta tra il fuoco e l'acqua sono i due draghi nell'alchimia. E c'è una lotta tra questi due draghi. Arriverà il momento in cui il fuoco mistico riuscirà a vincere. Vincerà e renderà l'anima, che attualmente è molto emotivamente molto, quindi acquosa, come dire, nella sua forma simbolica, la renderà fortificata, la renderà di fuoco. Quindi l'esperienza del corpo astrale ci permetterà di avere l'esperienza della non morte, e se non c'è morte non ci potrà neanche essere nascita. Se non c'è morte non ci può essere nascita, e se non c'è nascita non c'è morte. Questa è la grande esperienza che l'uomo dovrà provare. Se non prova questo, ha vissuto inutilmente. Ecco, io credo, ho fatto grandi discorsi, che però avrebbe bisogno di tantissimo tempo, di conferenze, di ore e ore e ore. Io spero quantomeno di darvi degli input che vi stimolino alla ricerca, questo a me interessa, no? Mi rendo perfettamente conto che capire queste cose subito così è estremamente difficile, ma quantomeno capire di avere lo stimolo della ricerca e capire che la vita non va vissuta banalmente come la stiamo vivendo ora. Quindi magari la prossima volta che avremo occasione dopo le feste parleremo meglio della meditazione, come farla magari, perché è chiaro che fino ad oggi abbiamo parlato un po' di varie condizioni, no? Giusto anche per dire, si parlava del testimone, dell'osservatore. L'osservatore che osserva lo stato di veglia, di sogno e di sonno profondo è sempre lo stesso. Però noi lo viviamo in modo inconsapevole. Ecco, noi attraverso la meditazione dovremmo provare a cogliere l'esperienza di quel testimone attraverso una presa diretta di coscienza. E i grandi rishi, i grandi maestri spirituali orientali parlano che questa esperienza ci porta al quarto stato, che lo chiamano turiya. Comunque, allora abbiamo i tre stati che normalmente la coscienza coglie: veglia, sogno e sonno. E chiedo a voi intanto in modo provocatorio, ma qual è la realtà? È quella che stiamo vivendo adesso, lo stato di veglia, o quella di sogno? O quella di sonno? C'è o non c'è una realtà? E questa realtà da chi è testimoniata? Ecco che la meditazione ci consente di avere questa esperienza. Se arriviamo a questa esperienza abbiamo trovato la nostra vera natura, e quindi la liberazione dalla nostra condizione umana. E come diceva Gesù, voi siete dei, quindi noi siamo degli dei incarnati che ci comportiamo meno di esseri umani. Noi dobbiamo liberarci da tutto questo. Non è per niente facile, perché come diceva Gesù, la via della perdizione è grande, ma la porta della salvezza è strettissima. E così come diceva Krishna, uno su mille mi cerca e uno su mille che mi cerca mi ritrova, quindi è estremamente difficile.
però questo non toglie che dobbiamo tentare di farlo. Come dicevo prima, tutto ciò che facciamo, ciò che faremo, comunque ce lo ritroveremo, quindi non va buttato via, nulla va buttato via, neanche poi se noi ci comporteremo in modo più negativo. Quindi, amici, vedo che l'ora ormai sta arrivando alla conclusione. Io vi lascio con un abbraccio e un augurio di buone festività natalizie, che queste siano all'insegna della pacatezza, della sobrietà e non della grande perdita di tempo di cercare regali che poi sono inutili e che poi si cerca anche di regalarli perché sono inutili, ma soprattutto cercate la vera forma di amicizia, di pace e di passare bene queste vacanze in serenità e in amore in famiglia. Io vi saluto, un abbraccio e ci sentiamo il 9 di gennaio. Passo la linea alla redazione. Avete ascoltato una puntata di Dove vai uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei.